Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Chiederei cortesemente, se fosse possibile, abbassare leggermente la luce onde evitare l'effetto lampada abbronzante. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per averci accolto nella sala delle udienze, una delle sale più belle di Palazzo Vecchio, direi forse una delle sale più belle in assoluto. Purtroppo per motivi di immagine non potete vedere il cupolone e lo skyline della città. Ringrazio ovviamente il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, che avrà modo di illustrarvi nel dettaglio non soltanto le misure di cui stiamo parlando, ma anche alcune delle iniziative del Ministero rispetto al cinema. Per me è una particolare emozione poter essere a Firenze, direi 3 anni e mezzo dopo, anzi forse 4 anni dopo, da una doppia provocazione. La prima provocazione fu quella, vedo qui la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, che ha seguito l'iter della legge al Senato, è stata una prima firmataria di un provvedimento di legge e poi ha seguito il provvedimento di legge del Governo, che in quella occasione, in quella circostanza, comunque durante il Festival Internazionale del Cinema all'Odeon, mettiamola così, che è più corretto e sono tutti, saluto chi allora propose quella iniziativa, ci fece incontrare con gli amici non soltanto dell'ambasciata francese, del Ministero dei Beni, del Ministero della Cultura francese, ma con coloro i quali avevano sostanzialmente tracciato la strada nei temi della legislazione applicata al cinema. E noi allora lanciamo, un po' come provocazione da un'amministrazione comunale, l'idea di una svolta nei testi normativi sul cinema, e dicemmo allora: se capiterà l'occasione, se mai questa occasione dovrà capitare, sarà bello farlo ispirandoci al modello francese e modificando le cose che vanno modificate. Fatto sta che allora sembrava un sogno difficile da realizzare. Grazie al lavoro di tutti, e non soltanto del donne e gli uomini del Ministero, ma anche del lavoro che ha svolto il Vice Segretario Generale Palazzo Chigi, Salvo Anastasi, che pure al Ministero è abbastanza noto, oggi possiamo dire di essere sostanzialmente a un passo dall'approvazione. È stata approvata in seconda lettura, non c'è ancora il bicameralismo non paritario, per cui è ancora in fase di approvazione, ma siamo fiduciosi che si possa nell'arco di qualche settimana avere l'approvazione definitiva. Una legge attesa da anni, da 40 anni, forse 50 anni, è una legge che poi vedremo di illustrarvi nel dettaglio. Dunque, il primo messaggio è: quel grande progetto di fare finalmente una legge sul cinema organica non è più un progetto, non è più un sogno, ma è una realtà. E dobbiamo esserne molto fieri e orgogliosi. Vi è poi un secondo elemento che giustifica la nostra presenza a Firenze. Uno degli scrittori più importanti, Dan Brown, ci chiese di presentare il libro Inferno proprio qua, nel Salone dei 500, anche perché era parzialmente, direi, soprattutto ambientato in questa città. E lo ricorda bene l'attuale sindaco, perché allora collaboravamo gomito a gomito, anche se lui stava andando in Parlamento proprio in quelle settimane, in quei mesi, noi ponemmo una sorta di amabile condizione alla presentazione del libro nel Salone 500. Ricordo allora le polemiche per la concessione del Salone 500 a Dan Brown e alla presentazione del libro Inferno. Dicemmo: vogliamo che il film, che tanto sicuramente farete, ed era già, credo addirittura, già deciso, ma insomma era già scritto che quel tipo di film avrebbe avuto una riproduzione cinematografica, il film lo vogliamo a Firenze e vogliamo che la prima sia a Firenze. Era il 5 giugno del 2013, l'ho appena retweetato, a distanza di 3 anni e mezzo stiamo per avviarci tutti insieme al Teatro dell'Opera, alla prima mondiale di Inferno, e lo stiamo facendo dopo che il film è stato girato a Firenze, un film che io non ho ancora visto, ma che grazie alla regia di una delle
principali star della filmografia internazionale, attori di calibro strepitoso, si avvia ad essere uno dei grandi film, e comunque siamo curiosi di vedere, nonostante la presenza, ancorché per qualche secondo e basta, di un cameo di un autorevole sindaco attualmente in carica, vale a dire di Dario medesimo. Nonostante questo è un grandissimo film, quindi è riuscito a non rovinarlo. Questo perché lo dico, mentre ringrazio per aver alzato ulteriormente la luce dello, così che la lampada continua. Perché dico questo? Dico questo perché le nostre città hanno bisogno di avere un rapporto diverso con il cinema, da tutti i punti di vista. Le nostre città hanno bisogno di tornare a investire nella promozione territoriale attraverso il cinema, che è lo strumento più potente di promozione che si possa avere. Vale più di qualsiasi altro tipo di intervento. Le nostre città hanno bisogno di immaginare, di raccontarsi anche in modo innovativo attraverso il cinema. E allora, per tutto questo, noi abbiamo immaginato una legge sul cinema che, partendo da questi due piccoli esempi, la presentazione all'Odeon in Piazza Strozzi del sogno "faremo una legge sul cinema" e l'impegno da Firenze di fare qui la prima di Inferno, apriamo una settimana che avrà una serie di iniziative molto interessanti. Domani a Roma il Papa Giovane, il Giovane Papa, con la presentazione di una serie che siamo convinti avrà un grandissimo successo e che è firmata dal maestro Paolo Sorrentino, uno dei grandi italiani che ci rende orgogliosi e che, siglando questo premio Oscar e personalità di grandissimo rilievo, firmando questa serie avrà modo di andare, io credo, ancora una volta a esprimere il suo successo non soltanto in Italia ma anche all'estero. Avremo nella giornata di giovedì, la prima del Festival di Roma, alla quale sarà presente sicuramente il Ministro con le più alte cariche dello Stato, e avremo venerdì, torno per un attimo in patria, me lo permetterete, un'altra dei grandi sogni ai quali avevamo lavorato nel corso di un mandato amministrativo precedente, che era quello di una grande serie internazionale sui Medici, voluta dalla Lux Vide, e mi piace il pensiero che il calendario ci permetterà di ricordare non soltanto grandi eventi cinematografici, ma anche una figura straordinaria di un uomo di televisione, di cultura, di comunicazione, di società, ma anche di cinema, qual era Ettore Bernabei, che da questa città ricevette il Fiorino d'Oro. Dunque, una settimana fantastica, non avremmo potuto immaginare meglio, è tutto casuale, quindi ci è venuto, possiamo fare la parte adesso di quelli che dicono che hanno organizzato tutto, ma non è andata così. Fatto sta che il calendario ci ha messo in fila questo elenco di cose positive. La legge che è stata approvata in seconda lettura e che attende la terza e ci auguriamo definitiva lettura è una legge che dà più risorse con il nuovo fondo cinema e audiovisivo, 400 milioni di euro all'anno, con un meccanismo diverso, che è quello che le commissioni ministeriali sono sostituite da un sistema di incentivi automatici. Permettetemi di sottolineare, lo dico chiedendo alla stampa l'attenzione specifica su questo, che questo meccanismo del superamento della commissione e dell'autorizzazione attraverso un timbro, ma della sostanziale automatismo per chi rispetta certi requisiti, non è applicato soltanto, non è una scelta che pure il Ministro ha voluto e io sono molto d'accordo con lui, ma è una scelta che sta permeando tutte le azioni del Governo. Industria 4.0, il programma che il Ministro Calenda insieme ai suoi colleghi ha già espresso più volte, ha già presentato più volte, ha una filosofia simile a quello. Non c'è un bando che poi ha un ritardo di 2 anni perché le burocrazie ministeriali lo bloccano e a quel punto poi ha 3 anni per scegliere chi ha i titoli e chi no, e nel frattempo il progetto che tu avevi presentato, come è stato per Italia 2015, è già diventato vecchio. È un meccanismo diverso. Chi ha i titoli ha un automatismo per ottenere i denari necessari, e questo supera anche
certi meccanismi legati più agli amici degli amici che non alla concreta possibilità di ottenere dei denari. Fino al 18% del nuovo fondo cinema per opere prime e seconde, start-up, piccole sale, giovani autori. Una piccola sala che rimane aperta in periferia è uno strumento, ma anche in centro in alcuni casi a dirla tutta, perché poi in alcuni casi i centri storici sono, potrà sembrarvi una provocazione, ma in alcuni casi le vere nuove periferie, ma questo tipo di lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro che avrà modo di dare spazio e intervento in modo significativo, il 18%, a questo tipo di attività. Il potenziamento del credito d'imposta con il rafforzamento dei tax credit, dei 6 tax credit, con incentivi fino al 30% per chi investe nel cinema e nell'audiovisivo, e naturalmente questo riguarda le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, i distributori che programmano il cinema italiano, le imprese italiane che lavorano per grandi produzioni straniere, le imprese esterne al settore che decidono di finanziare il cinema italiano, gli esercenti che gestiscono le sale, voi sapete quanto sia importante. Diamo un contributo, diamo un incentivo che aumenta in particolar modo per i produttori indipendenti che si distribuiscono i film in proprio e per chi investe in film che accedono a contributi selettivi. Vi sono poi una serie di interventi ad hoc come quelli che avrete modo di verificare nel testo della legge. L'obiettivo nostro è quello di raddoppiare gli schermi. Un piano straordinario di 120 milioni per chi restaura e investe in nuovi cinema, riattivando le sale chiuse è un'espressione un po' discutibile, diciamo, almeno, diciamo le sale dismesse, eccola più correttamente, o aprendone di nuove. La vera sfida sarà poi riuscire a garantire un meccanismo per cui la TV possa investire nel cinema e contemporaneamente lavorare sia sul piano per la digitalizzazione, questo viene inserito nel grande piano italiano guidato da Diego Piacentini, ma anche con l'arrivo nel cinema, nelle scuole, il 3% del fondo cinema per potenziare le competenze cinematografiche e audiovisive degli studenti. Del resto anche le deleghe del Ministro Giannini, le deleghe attuative della cosiddetta legge sulla buona scuola, la 107, vanno nella direzione di rafforzare il patrimonio culturale italiano. Insomma, l'altra sera quando abbiamo visto i numeri strepitosi di Fuoco a Mare in televisione, quanto ha fatto? 2 milioni? 2,5, con una percentuale di share straordinario, in tanti di noi il primo pensiero è stato dovremo portarlo forzatamente nelle scuole e dovremo però contemporaneamente educare i ragazzi a appassionarsi al cinema in modo innovativo. Rispetto a tanti soloni, andiamo su quella dopo, lasciamo stare Fuoco a Mare e torniamo a un altro dei film che ha segnato la nostra storia come immagine, ma andiamo sui dati che vi chiedo di guardarli con attenzione. Il tax credit genera ricchezza. Nell'ambito di una serie di considerazioni sulla revisione della spesa, qualche autorevole professore ha spiegato che i soldi dati al cinema sono soldi buttati via. È evidente che se tu metti dei soldi in produzioni cinematografiche che vanno bene soltanto perché sei amico degli amici e che hanno una distribuzione in 10 sale e che sono messi lì più per accontentare qualcuno che non per fare una scommessa strategica, è evidente che sono soldi buttati via. Ma lo strumento del tax credit, a fronte di risorse investite dallo Stato, che sono, per carità di Dio, significative e come vedete crescenti, 96, 114, 167, 170, noi l'abbiamo preso a 96 e l'abbiamo sostanzialmente quasi raddoppiato, per dire quanto stiamo investendo sul cinema. Il ritorno è comunque un ritorno che va a dare molti più soldi, un rapporto di 1 a 8, 1 a 9. Questo è un punto fondamentale, perché se no quelli che fanno i grandi discorsi sulla revisione della spesa non si rendono conto che c'è spesa e spesa. Se metti soldi nel filmaccio fatto dal regista amico degli amici, è evidente che questa è roba che non serve a niente. Ma se tu investi su una produzione, ci lavori in un determinato territorio, riesci a creare delle sinergie in loco, hai un indotto che viene valorizzato e poi ha un ritorno turistico, culturale di quei luoghi, beh, è evidente che le cose cambiano profondamente.
Il Palazzo Vecchio, per esempio, il Comune di Firenze sta facendo un lavoro egregio sul Salone di 500 e non soltanto sul Salone di 500, ma Palazzo Vecchio, che è noto in tutto il mondo, è un palazzo che io ricordo il dato del primo anno del 2009, quando ancora c'erano i, ti ricordi Dario, che fu una delle prime cose che levammo, una sorta di... Sì, chiamavoli, erano metal detector, alla fine di fatto era un blocco legato ai metal detector e si immaginava Palazzo Vecchio quasi fosse un ufficio periferico, per cui per entrare avresti dovuto lasciare documenti, lasciare la carta, farti vedere, allora mi pare di ricordare che i visitatori fossero circa 200.000. Il numero di visitatori è cresciuto in modo esponenziale fino a 400, mi pare a 500.000 nel 2013. Adesso con questo grande lavoro che viene fatto anche attraverso la produzione internazionale siamo a oltre 700, a 600, tra 600 e 700 mila persone. Voi capite che nel giro di 5 anni triplicare è stato possibile, certo levando i metal detector e facendoci un'operazione costante di storytelling e di racconto, che passa anche da questa conferenza stampa ad esempio, ma soprattutto attraverso un gigantesco investimento che viene fatto con grande capacità da parte del Comune e della realtà che gestisce il palazzo. Vi è poi un ultimo elemento che il Ministro vi illustrerà anche attraverso alcune iniziative concrete che non riguardano specificamente la legge ma che sono molto importanti e alle quali giustamente il Ministro tiene molto, per cui chiederei a lui di introdurre questo ultimo passaggio che è come riportare gli italiani al cinema e in particolar modo le iniziative del mercoledì, per cui oggi Inferno, domani Sorrentino, giovedì Roma, venerdì Medici, ma il mercoledì Franceschini nel calendario l'ha tenuto libero perché tutti possano andare con i 2 euro al cinema. Prima però di entrare su questo, se ci sono domande, e noi rispondiamo soltanto sulle questioni del cinema, quindi chi volesse oggi affrontare temi legati all'attualità politica può chiedere a Nardella e Nardella risponderà anche a nome nostro in modo tranquillo. Ma se non ci sono domande sulla questione del cinema, perlomeno da parte mia, o se ci sono domande più specifiche a cui può rispondere il Ministro, lascio a lui la parola. Ci sono delle domande? No, vi ringrazio molto. No, se ci sono, volentieri. Ci sono, non ho visto Gasperetti e tutti, nessuno di costoro è interessato particolarmente alla questione del cinema. Però mi viene bene e la chiudo qui, dando la parola a Dario Franceschini. C'è chi pensa che questa roba sia da addetti ai lavori. C'è chi pensa che questo sia un giocattolino quando i problemi del paese sono altri. È lo stesso sentimento che io ho avuto in questa settimana quando ho raccontato alcune delle visite che ho fatto in questa settimana. Mica soltanto sull'aspetto culturale o cinematografico. Quando tu vai al Cottolengo e vedi l'anima sociale bella di questo paese, di Torino ma di questo paese, quando tu vai in un centro anziani e trovi il 73% di persone che hanno malattie legate all'Alzheimer o alla demenza senile, o quando viceversa vai in una biblioteca dove trovi gli spazi legati ai libri fisici crescere, raddoppiati, come è accaduto in questa città, o viceversa vai in una realtà legata alla ricerca, all'innovazione, pensate a ciò che è accaduto la settimana scorsa quando siamo stati a vedere il luogo nel quale il 19 ottobre vedremo l'ammartaggio, cioè l'arrivo su Marte della prima missione europea, missione che è guidata dall'Italia, perché sulla ricerca e l'innovazione siamo i più forti di tutti, 40% di fondi italiani, 10% di fondi tedeschi, 15% inglesi, 15% francesi e 20% inglesi. A fronte di tutti questi incontri, tutte le volte la reazione è sì, ma non è questo il problema. Eh sì, ma non è questa la sostanza. E invece io penso che l'Italia non sia soltanto il suo dibattito su, che so, le riforme o la legge di stabilità, sia anche quel patrimonio complesso e variegato di valori di cui il cinema e più in generale la cultura è parte rilevante e significativa. Ecco perché questo non è un giocattolino da addetti ai lavori, ecco perché c'è il Ministro, c'è il Presidente del Consiglio, ci sono parlamentari, c'è il Sindaco della città che ci ospita. Noi non stiamo accontentando una fetta di persone, i distributori, i produttori, gli attori, noi non stiamo
parlando a un target specifico, peculiare di addetti ai lavori. Mi permetto di dire che loro vengono dopo. La priorità per noi è dire al Paese che attraverso il cinema e attraverso l'industria cinematografica e attraverso le norme che possono agevolare l'industria cinematografica c'è un pezzo di emozioni che sono fondamentali per l'identità del Paese. Ecco perché il miliardo di ritorno è importante, ma non è la cosa più importante. Non ci interessa soltanto aumentare il PIL, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno. Ci interessa di più raccontare che nel tempo della paura e dell'incertezza globale l'insieme di valori che fanno grande una nazione passa anche dal modo con il quale noi educhiamo al cinema, stimoliamo il cinema, incoraggiamo il cinema e intendiamo il cinema, pur nel tempo che stiamo vivendo di digitalizzazione e di innovazione spinta, come uno strumento attraverso il quale tenere vivi i nostri valori. Ecco perché la sala delle udienze, ecco perché questo straordinario luogo di Palazzo Vecchio, ecco perché lo facciamo dopo aver detto che abbiamo copiato, ci siamo ispirati, non abbiamo copiato, ci siamo liberamente ispirati, liberamente tratto da un'idea di dell'Odeon, di Franz Odeon, e ecco perché oggi, nel giorno in cui c'è una grande prima mondiale, siamo a dire che cosa fa l'Italia per il cinema. Darei la parola al Ministro della Cultura e se ci sono domande specifiche a questo punto le fate a lui. Dario, a te. No, Bozza, prego.